diverse. Ah, quello è sicuro. Uno vorrebbe fare sempre gol e sperare poi di vincere. Quindi avrei barattato volentieri il gol con la vittoria. Sì, contento un po' per questo gol che è arrivato in maglia azzurra. Però ecco, la gioia è stata molto poca perché comunque abbiamo rimediato una sconfitta in un modo un po' brutto. E questo ci deve far pensare. A tuo modo di vedere cosa non ha funzionato nel di sé? No, cosa non ha funzionato non sta a me dirlo. Sicuramente abbiamo affrontato una squadra ostica, è stata una partita combattuta fino sullo 0-0, classica partita dove vai a giocare in questi campi. Poi eravamo riusciti ad andare in vantaggio e quando sembrava che il più era stato fatto, comunque che la partita potesse mettersi su binari diversi, c'è stato un blackout e niente, abbiamo preso due gol evitabilissimi, quindi quello sicuro da migliorare è questo blackout che ci è capitato, anche perché io credo che questa squadra abbia fornito prestazioni importanti. Però a volte poi è caduta in scivoloni e quindi ha avuto un modo un po' altalenante che non deve succedere. L'analisi che facciamo proprio qualche minuto fa è questa: con le Verona, Spezia, Brescia, squadre di un certo blasone, Nora ha offerto prestazioni di spessore maggiore contro Ternana, Juve Stabia, squadre apparentemente più abbordabili, avete fatto più fatica. Adesso non so se sono le squadre di blasone o no. Sicuramente quello che dico io è che abbiamo fatto prestazioni a picchi altissimi, ma poi ci è capitato pure di fare prestazioni un po' verso il basso e questa è una cosa che non deve succedere. Una squadra come la nostra soprattutto deve trovare un grande equilibrio, soprattutto in un campionato come quello di Serie B che è lungo e fare risultato sempre. È importantissimo, quindi secondo me è questa la cosa che dobbiamo migliorare tanto, e anche perché tanto, cioè, quando c'è una sconfitta si parla sempre, uno viene qui e le cose che uno ribadisce sempre, ci vuole più cattiveria, ci vuole più convinzione, ci vuole la voglia di vincere, ma io non credo che la squadra non ha voglia di vincere. Anche perché col Brescia abbiamo avuto voglia di vincere, ma abbiamo preso due gol, addirittura uno in 10. Quindi se pareggiavamo col Brescia dicevamo la stessa cosa, non abbiamo voglia di vincere, dovevamo essere più cinici, più cattivi. Queste secondo me sono frasi fatte. Secondo me quello che dobbiamo migliorare molto è l'attenzione, quello sì. E quindi dovremmo lavorare su questo. Simone, la cosa che vi è stata rimproverata maggiormente la partita di Crotone è soprattutto che nell'ultima mezz'ora, dopo il 2-1 del Crotone, non si è vista una reazione. Questo dalle cose deriva, diciamo, cioè una reazione, diciamo, che ha Sì, portato sì. frutti. Da che cosa deriva, secondo te, l'avversario che poi si è No, chiuso? no, no, noi avevamo voglia di rimontare sicuramente, forse inconsciamente, dentro di noi è subentrato un modo un po' di dire cavolo, abbiamo fatto gol dopo due minuti e adesso ci ritroviamo sotto e quindi inconsciamente e psicologicamente siamo un po' crollati. E questo ecco, è quello che parlavo, questa è una cosa che non deve accadere, perché comunque in altre partite, anche dove abbiamo perso oppure eravamo andati sotto, non era mai capitato. E questa è stata la cosa un po' che si è notata di più. Ma forse perché ti ho detto, dopo fatto il gol, volevamo con tanto desiderio portare a casa una vittoria e dare continuità alla vittoria di Brescia, che quando ci siamo trovati sotto abbiamo detto non è possibile, inconsciamente. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, avuto un confronto con la società e il mister. Come ne siete usciti a questo confronto No, con i giocatori?
Ma è stato un confronto normalissimo. Col mister lo facciamo ogni volta alla ripresa degli allenamenti, quindi abbiamo parlato della partita, abbiamo parlato delle nostre cose, quindi ma è stata una cosa proprio serena. Cioè, abbiamo analizzato per filo e per segno la partita e quindi ci siamo detti tutti che dobbiamo ripartire ancora più forte, che domenica per fortuna abbiamo un'altra partita. E quindi possiamo ripartire e niente, io credo che questa squadra deve avere una convinzione che è una buona squadra e deve avere un'autostima abbastanza forte, però deve pure sapere che deve giocare sempre con l'attenzione e con un'intensità altissima, perché come Mogliamo abbiamo visto che purtroppo forse se non giochiamo sempre al 100%, dico di tutta l'attenzione, la voglia di fare una corsa in più per un altro, incappiamo in delle sconfitte che a volte, cioè, che bruciano. Simone Tessera ha detto che la partita con il Varese è un big match anche molto sentito e probabilmente l'occasione giusta per cercare una scossa. Sì, la fortuna è questa. E arriva una squadra dove anche la città tiene tantissimo a questa partita, ma io dico che non è solo per la partita in sé, ma è anche per noi che dobbiamo ripartire e cercare la continuità di cui parlavo prima, ecco. Ci serve un risultato positivo per poi farne altri. E domenica deve essere sabato deve essere l'occasione giusta. Quando la squadra non gira al 100%, il rischio poi è quello di rimanere scottati. Secondo te perché ci sono questi due casi durante la partita? Qualcuno parla magari in alcuni casi magari di un po' di sufficienza. Sicuramente non, se fosse così non si No, no, verificherebbero poi le prestazioni che no, sono state col Brescia, no, secondo te? no, sufficienza no, ho detto, e io ho detto anche che inconsciamente, cioè io non vedevo una squadra che dopo che ha fatto il gol ha mollato, anzi, avevamo tutti voglia di portare a casa il risultato, abbiamo preso i due gol e forse inconsciamente uno non se n'è accorto dal di dentro, ma purtroppo c'è stato questo blackout che dentro di noi non volevamo, però è successo e questa è la cosa su cui dobbiamo lavorare molto. Forse dall'inizio del campionato a oggi non è mancata la prestazione, non è mancata anche l'impegno, la dedizione, forse No. proprio questi blackout che in questo momento penalizzano la squadra anche in classifica. Sì, adesso poi la classifica la guardiamo perché purtroppo siamo partiti con questo handicap della penalizzazione e quindi vediamo che ci abbiamo 9 punti. Perché secondo me, ecco, si fanno un po' più di drammi perché guardando la classifica invece di 13 ne abbiamo 9, se no a 13 punti guarderemo tutto in modo diverso. Però purtroppo la classifica è questa ed è questo qui. Io dico che noi avevamo annullato la penalizzazione in modo molto veloce, una cosa che comunque non capita spesso, essendo anche questa una squadra molto nuova, con tanti giocatori nuovi. Adesso è un momento che un po' stiamo, non dico in difficoltà, però non stiamo vivendo un momento brillante, anche se poi in mezzo a queste 4 partite abbiamo fatto una vittoria col Brescia, che è una squadra secondo me importante, quindi questo ci deve dare la forza e l'autostima di dire che siamo una buona squadra. Però noi dobbiamo essere convinti e dobbiamo stare tutti a un livello altissimo, ecco. Renato, magari voleva chiedere cosa pesce. Scusatemi, ma io ero convinto tu dice 13:30 per questo. Pesce, forse te l'hanno già. Pesce, beh, intanto è sempre il primo gol di questa stagione o l'anno scorso avevi? Prima. Che tra l'altro è stata secondo me la cosa più bella della Grazie. partita, quel doppio scambio lì, no? Grazie. È la parte di Thomas. Proprio la dimostrazione di come la vostra squadra deve attaccare con quel, magari non con un lancio lunghissimo, ma con questi scambi rapidità, no? Sì, no, certo, uno vorrebbe giocare sempre in modo
pulito, palla a terra, però a volte abbiamo di fronte anche gli avversari. Come dicevo, venerdì abbiamo incontrato una squadra che si poteva vedere benissimo. Finita l'azione, rientravano tutti sotto la palla, ma di molto, e quindi alla fine arrivavamo alla tre quarti che trovavamo un po' i spazi chiusi e a volte abbiamo, secondo me, abusato del lancio lungo, però era una cosa che ci poteva stare. Poi era arrivato questo gol e in quel momento, come ho detto prima, la partita si era messa benissimo per noi. E infatti loro dopo il gol per 10 minuti non sono stati in campo. Poi abbiamo preso questo gol e paradossalmente, inconsciamente, ci ha ammazzati, ecco. Questa secondo me è una cosa che non deve accadere, perché comunque hai preso un gol e la squadra deve ripartire. Purtroppo questo è successo venerdì, abbiamo dato questa sensazione ed è su questa dobbiamo lavorare e ripartire per fare un'altra buonissima prestazione sabato, perché per noi è importante dal punto di vista sia del morale e sia della classifica fare punti sabato e poi cercare di inanellare qualche risultato positivo. No, no, se avevamo peccato di presunzione, credo che allora dovevamo perdere già il primo tempo. E non, mentre invece il primo tempo la squadra è stata sempre concentrata, sempre attenta, loro hanno battuto tantissimi calci d'angoli, non siamo mai andati in difficoltà. Questa è una cosa che non esiste proprio, ecco. Speso praticamente Sì, tutto e il tuo gol sembrava davvero quello forse il rammarico più come ho detto, loro anche dopo il nostro gol per 10 minuti non erano in campo. Poi questo gol ha galvanizzato loro e a noi paradossalmente ci ha tagliato le gambe. Quindi questo è il rammarico più grosso. E in sequenza è venuto anche il secondo e lì credo che siamo un po' spariti dal campo. No, ma io l'ho già detto, io l'anno scorso ho trovato questo nuovo ruolo e mi è piaciuto, però il ruolo di mezzala sinistra l'ho sempre fatto nella mia carriera, quindi non ho nessun problema in tutti e due i ruoli, certo sono ruoli un po' diversi perché nel ruolo di centrale devo stare più attento ad andare in zona tiro oppure perché devo proteggere un po' più la difesa e far ripartire l'azione. Qui posso arrivare anche in zona tiro, infatti nelle ultime 2-3 partite sono andato al tiro con continuità, quindi l'unica differenza è questo, però poi la posizione non è assolutamente un problema. Guarda caso sei in una posizione che praticamente vi crea grossi problemi. Tu ti rendi conto, addirittura in tribuna adesso stiamo dicendo, boh, pensa l'ha fatta, non abbiamo incassato È niente. successo È successo due o tre volte nelle ultime partite. con la Ternana, è stato quello più eclatante che mi è dispiaciuto, ma Ma come quello che volevo chiederti è questo, ma è un errore perché tu sei uno che gli piace tenere un po' sì, palla tra i l'ho detto piedi. anche con la Ternana, cioè quello è stato un errore che un passaggio che rifarei 100 volte. È capitato che l'ho sbagliato. Ne avevo fatti 10, penso, anche nel primo tempo, non era successo niente, è successo, abbiamo preso gol. Questa
quella è una posizione del campo dove se uno sbaglia forse è un po' più viene più rimarcato, perché se sbagli al limite dell'area avversaria è difficile che gli avversari ripartano e facciano gol. Quindi, però non è che cioè, sto lì a pensare, oddio, adesso se sbaglio facciamo gol. Cioè, in quel momento io penso di fare la cosa giusta, ecco. Sicuramente devo stare più attento, perché nella posizione dove gioco è più facile che se gli avversari ripartano possono fare gol. Anche perché tu hai il calcio, il cambio di gioco. Sì, no, no. Ecco, se tu riuscissi forse a sveltire un momento la tua azione anche in fase di sorpresa degli avversari, tu non, rivedendoti le partite non ti sei mai fatto questa partita. Oh, sì, sì. A voglia, sai, quando rivedi le partite, sai quante volte dici, ah, là potevo far così, però mentre si gioca è una frazione di secondo, quindi nel rivedere le partite è molto, ma molto più facile. Ma molto più facile. Sì. Anche vederle. Anche vederle, Sì, sì. No, no. Senti, invece, visto che tu sei un po', sei uno degli anziani, un po' confermato, volevo chiederti, complessivamente, il morale all'interno dello spogliatoio dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite, come c'è la consapevolezza che avete ottenuto dei risultati che forse non meritavate, o c'è un pizzico di preoccupazione? No, preoccupazione no. C'è la consapevolezza e il rammarico che in questo momento potevamo raccogliere di più e invece adesso ci troviamo comunque in una posizione dove dobbiamo fare dei punti, dobbiamo cercare di fare il risultato, però la preoccupazione non ci deve essere, perché sennò la preoccupazione gioca a brutti scherzi. Ci deve essere la consapevolezza di andare in campo e di fare il risultato, quello sì, e la consapevolezza di cercare di non buttare via più partite come quella di venerdì, oppure di perdere punti per strada come abbiamo fatto nell'ultimo periodo. Però credo che la preoccupazione o stare lì a pensare, oddio, questo non ci deve essere, anche perché comunque andiamo sempre a fare una partita di calcio, non è che andiamo. Siamo intervenuti un po' tutti quando ci sono questi confronti col mister, come ho detto prima, lo facciamo ogni ripresa degli allenamenti, quindi si parla, si analizza, si discute, il tutto per cercare di migliorare le cose dove le cose sono migliorabili. Quindi è giusto che qualsiasi giocatore, l'allenatore si confrontino per far sì che le cose vadano meglio, perché comunque siamo un gruppo, quindi tutti devono cercare di portare qualcosa per migliorare le cose che sono da migliorare. Passiamo a Kuzicki. Va bene? Grazie.